Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura parliamo del violento sisma che ha colpito il Marocco, un terremoto di magnitudo 7.0. Drammatico il bilancio con centinaia di vittime e tanta devastazione. A Marrakech era presente anche un'imprenditrice aretina, Barbara Messini, originaria di Montevarchi da anni, infatti abita in Marocco dove ha aperto una struttura ricettiva. Ha vissuto e sta vivendo tutto il dramma del sisma e ha raccontato quei terribili momenti sui social. Alle ore 23 l'allarme SOS di emergenza del mio cellulare suona, scrive su Facebook. Il boato assordante, non riesco a capire, tutto inizia a tremare, 35 secondi che durano un'eternità, poi il caos. Adesso sono le 4:05, sarà una lunga notte, conclude, ringrazio i miei angeli, sto bene. E anche il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha manifestato solidarietà al Marocco e ha già messo a disposizione la regione per tutto l'aiuto necessario. Ed ancora a cronaca, ci spostiamo lungo l'autostrada del Sole, dove gli agenti della Postrada hanno trovato dentro ad un'auto di un truffatore seriale dei gioielli in oro per un valore di 10.000 euro e denaro in contante per più di 13.000 euro. Erano stati sottratti poco prima a Siena a una coppia di coniugi di 75 anni. Il raggiratore è stato fermato lungo la 1 ed essendo una vecchia conoscenza della polizia è scattato un controllo. Così è venuto fuori che viaggiava con i preziosi nascosti negli slip mentre il denaro arrotolato era stato infilato nel piantone dello sterzo dell'auto. È stato così denunciato per truffa mentre la refurtiva sequestrata e restituita alla coppia. Proseguono anche le indagini per individuare eventuali complici. E adesso torniamo invece ad occuparci della vertenza FIMER. Greybull McLaren ieri ha erogato la prima tranche di 5 milioni di euro nell'ambito dell'investimento complessivo di 50 milioni per l'acquisizione di FIMER. Il termine dell'8 settembre era stato fissato dal Tribunale di Milano. Nessun colpo di scena dunque fortunatamente in questo caso, anche se resta massima l'attenzione dei sindacati. Senza dubbio ieri è stato firmato l'armistizio e da oggi comincia la resistenza. Non voglio scomodare paragoni impropri, ma è veramente questo, basta andarsi a rivedere tutta l'incredibile e tormentata cronostoria di questa lunga vicenda e ci fa capire di quanto veramente sia delicato il momento in cui si vive. Certo, non sfugge a nessuno che ieri registriamo una tappa fondamentale, senza la quale oggi staremmo purtroppo a parlare d'altro, sarebbe stato il baratro, per cui senza dubbio non possiamo non registrare un elemento positivo l'accordo intervenuto ieri. Da oggi sarà vitale, visto l'incredibile mole di tempo che è stato perso, perché ricordo a tutti l'accordo di ieri purtroppo, e duole constatarlo, ci riporta tutti quanti con le lancette indietro dell'orologio al 3 maggio scorso, nel quale aula della Tribunale era stato siglato un medesimo accordo che poi per tutta una serie di questioni trascorsi che non sto qui a ripetere, vale a dire è stato di fatto annullato tutto quanto e allungato i tempi, di fatto complicando un po' anche il quadro. Oggi non sfugge a nessuno che sicuramente è stato gettato delle basi importantissime nel percorso che porti alla salvaguardia dello stabilimento e all'uscita dalla crisi, va da sé che tutti quanti adesso dobbiamo recuperare il tempo perduto e tutti gli attori, gli addetti ai lavori dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo e lavorare lacrimente accelerando i tempi, perché la sfida è veramente difficile, il percorso non è immune da ostacoli e insidie e tornanti pericolosi che rischierebbero di portarci a sbattere, ne dobbiamo essere tutti quanti consapevoli, ma comunque la sfida è assolutamente giocabile, c'è bisogno del sostegno di tutti, intendo i lavoratori hanno già dimostrato ampiamente l'incredibile attaccamento alla maglia e senso d'appartenenza, adesso tocca al soggetto nuovo che viene, si presenterà con un proprio piano industriale, le risorse ha già dimostrato di averle. Ovviamente tutte le istituzioni preposte, ovviamente ci aspettiamo a questo punto dopo che il Tribunale
avrà ovviamente fatto le proprie valutazioni in merito all'ammissibilità del piano concordatario, perché ricordo a tutti che questa vicenda è strettamente legata, visto che c'è un concordato e un procedimento concordatario in corso, all'andamento aziendale, per cui le due questioni sono inscindibili l'una dall'altra. Ecco, troppo presto per cercare di capire se i livelli occupazionali, lei ha parlato di piano industriale, verranno mantenuti. Voi avete già un'idea su questo fronte o appunto aspettate il piano industriale? Ovviamente qualsiasi considerazione è prematura, visto che ci dobbiamo confrontare con l'azienda. Va da sé che in un momento come questo, dato il mercato che è ancora vive una fase piuttosto fiorente, il nostro auspicio è che non solo si debba salvaguardare l'organico attuale, ma è inevitabile che si debba incrementare, perché diverse competenze, diverse figure chiave anche sono state nel corso del tempo sono state perse in quanto sono andate via, perché ce n'è stata una grossa emorragia anche in termini di dimissioni, per cui va da sé che è vitale che si integri il personale in questo momento. Non si deve giocare in difesa ragionando di magari di eventuale riduzione e ristrutturazione aziendali, tutt'altro, il paradigma va proprio rovesciato, bisogna assumere in questo momento. Una storia a lieto fine che arriva da Arezzo, dove una donna ha dato alla luce il figlio sul pianerottolo di casa, anche grazie all'intervento dei soccorritori della Misericordia. È stata un'emozione incredibile. Il 5 di settembre non lo scorderemo mai, per sempre. Davvero emozionante. È un'emozione che non dimenticheranno mai, quella del primo vagito del piccolo venuto al mondo, anche grazie al loro intervento. Una storia che arriva ad Arezzo. Protagonista è una giovane mamma che ha dato alla luce il suo bambino sul pianerottolo di casa al quinto piano di un palazzo. Una storia a lieto fine, anche grazie all'intervento dei volontari della Misericordia. Nel suo pianerottolo al quinto piano, con anche dei vicini che hanno assistito alla scena, e la cosa che si ricorda di più la ragazza ha detto che è stato il nostro approccio a lei, tenendogli la mano, calmandola, quindi un approccio abbastanza di sostegno psicologico. A chiamare i soccorsi è stata proprio la donna, Aretina, di 38 anni, già mamma di una bimba. Sentiva di essere prossima al parto. La chiamata ci è arrivata tramite tablet, perché è un nuovo sistema di emergenza di chiamata, e ci è arrivato un codice rosso ostetrico, e noi oltre all'indirizzo non sapevamo null'altro. In 3 minuti sul posto l'ambulanza Mike 10. Diceva: io sto per partorire, quindi l'abbiamo aiutata ad alzarsi. La dottoressa nel frattempo ha controllato lo stato generale della paziente, e davanti all'ascensore niente, la testolina del bambino si vedeva, quindi l'abbiamo adagiata a terra, l'abbiamo aiutata. E lì è iniziato tutto il processo del parto, quindi le ultime spinte che ha dato hanno dato alla luce il piccolino, ha fatto un grande pianto e lì a noi ci si è riempito il cuore. Poi la dottoressa ha clampato il cordone ombelicale, il nostro soccorritore e la nostra soccorritrice che erano con me in intervento hanno aiutato la dottoressa in tutte le manovre del parto improvviso, e Tommaso ha anche tenuto in braccio il bimbo. Poi abbiamo messo il bimbo sopra il petto della mamma e l'abbiamo trasportata verso l'ambulanza. Insomma, tutti hanno contribuito e tutto è andato per il meglio. Mamma e bimbo sono stati portati al San Donato per i controlli del caso, stanno bene e sono già stati dimessi. Parto improvviso è una casistica rara, ma nella quale vi trovate a volte di fronte? Sì, è una casistica molto rara, però appunto noi nei corsi lo mettiamo come argomento, perché se capita bisogna sapere intervenire. Ci sono delle manovre di accompagnamento della testa del bambino fuori dalla vagina della mamma, e poi tenerlo al caldo, quindi coprirlo subito con degli asciugamani se non abbiamo altro, e poi clampare il cordone ombelicale con delle pinzettine apposite a una distanza ben specifica
e poi portarlo in pronto soccorso. Vi trovate sicuramente tutti i giorni di fronte a tante situazioni drammatiche, forse queste poche eccezioni possono riempire ancora di più il cuore di voi soccorritori. Sì, perché vediamo tante cose purtroppo brutte che però fanno parte della vita, e trovare una situazione bella, finita anche bene, senza nessuna complicazione nel mezzo, è bello. Cosa vi siete detti una volta finito? Bisogna riuscire un altro intervento perché abbiamo l'adrenalina troppo alta. Quattro intitolazioni per altrettante strade, giardini e luoghi della città. La Giunta di Arezzo ha approvato la delibera con la quale vengono individuati gli spazi che prossimamente porteranno il nome di cittadini che si sono distinti nelle loro attività e impegno civile. Si tratta di Federico Luzzi, i caduti delle forze dell'ordine, il personale sanitario e gli amici della Bagnoro. A loro saranno così dedicati vari spazi della città. E adesso parliamo di sicurezza idraulica e andiamo in Val d'Arno. Qui infatti sono previsti interventi per 3 milioni di euro da parte del Consorzio di Bonifica. 3 milioni di euro per difendere il Val d'Arno dall'acqua. È questo l'investimento che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Val d'Arno sta traducendo in manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico della vallata perché possa sopportare meglio anche i fenomeni estremi che un clima ormai impazzito rende sempre più frequenti e violenti. Partiremo dai centri abitati principalmente, quindi dal fondovalle, e la manutenzione chiaramente interesserà anche alcune zone delle aree montane per evitare le ripercussioni a valle delle fragilità che si possono riscontrare a monte. Sotto i ferri 260 km di asse fluviali, torrenti, borri e fossi e poi lui, il fiume principale della vallata, l'Arno. 33 km soltanto l'asta fluviale dell'Arno che comprende quasi l'intero tratto da Levane a Rosano in gestione al Consorzio 2. A Cortona la vendemmia e la raccolta delle olive, la produzione del vino e la frangitura dell'olio extravergine possono avere uno scopo sociale. Grazie al progetto dell'assessorato alle politiche sociali della Comune è in partenza un'iniziativa che permetterà di coniugare pratiche di assistenza, integrazione sociale ed educazione ambientale e alimentare. 16 le persone con disabilità e fragilità che parteciperanno alle attività delle aziende vitivinicole. Il progetto avrà una durata di 12 mesi grazie ad uno stanziamento di 145.000 euro, risorse derivate dalla Regione Toscana attraverso i fondi europei per l'agricoltura sociale. E restiamo in Val di Chiana, a Lucignano, questa mattina taglio del nastro per la 15ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Una splendida location a Lucignano fa da sfondo alla Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, quest'anno alla sua 15ª edizione. Degli eventi principali dell'Associazione Borghi Più Belli d'Italia, e averlo a Lucignano, averlo in Toscana è per noi davvero un onore. Io sono strafelice, contenta, perché comunque già ieri siamo partiti con la presenza di tutti i borghi d'Italia, quelli più belli, quelli che appartengono alla nostra associazione. È un momento in cui si sta anche a discutere e a pesare quelle che possono essere le politiche per la sopravvivenza dei nostri borghi. Oltre 350 i borghi che fanno parte dell'associazione presenti all'appuntamento lucignanese con le loro specialità identitarie. Quest'anno è in Toscana, ogni anno giriamo diversi borghi, l'anno scorso in Abruzzo, l'anno prossimo saremo in Calabria. Chiaramente è un appuntamento importante perché qui si ritrovano oggi per esempio abbiamo più di 130 sindaci e amministratori presenti che tra l'altro si scambiano opinioni tra loro, ma soprattutto organizziamo una serie di incontri specifici su argomenti
che riguardano le condizioni dei borghi, ma non tanto per parlarne quanto soprattutto per proporre soluzioni che poi come associazione nazionale cercheremo di riprendere, di creare un documento poi da sottoporre naturalmente all'attenzione delle varie istituzioni sia nazionali che regionali. Tra i temi di questa edizione, uno di grande attualità, la sostenibilità, assai caro a 29 borghi toscani aderenti all'associazione che lo scorso 31 maggio, proprio a Lucignano, hanno firmato il manifesto sulla sostenibilità. Un tema caro a Lucignano, contenuto anche nel manifesto denominato di Lucignano. Sì, quello per noi è stato un po' l'elemento fondamentale, siamo partiti anche con questo convegno ieri e adesso la sostenibilità è un po' però il filo conduttore di tutto il festival e domani pomeriggio, prima della cerimonia di chiusura, ogni borgo consegnerà a Lucignano una pianta e un albero che rappresenta il proprio territorio e noi nei prossimi giorni lo pianteremo in quello che sarà il parco della biodiversità dei borghi più belli d'Italia. Immancabili infine i gruppi storici e folcloristici più rappresentativi dei borghi della Toscana e anche artigiani e produttori enogastronomici. Cosa hanno bisogno i borghi? Beh, intanto la prima questione è come riuscire a frenare lo spopolamento. E per frenare lo spopolamento la prima cosa da fare è garantire la permanenza dei servizi essenziali. Scuole, medico di base, servizi finanziari, cioè tutto quello che serve per far vivere una comunità e soprattutto per incentivare i giovani a rimanere, quindi a non andarsene e magari a portarne qualcuno a vivere e a lavorare all'interno dei nostri borghi. Da oggi invece in città è tornata la Fiera del Messolo, sino a lunedì prossimo, come sempre in zona Eden, via Spinello, via Margaritone, via Guadagnoli e Sant'Agostino. Oltre 200 gli espositori presenti ad una delle manifestazioni più attese dagli aretini. In esposizione prodotti di ogni genere, sapore e gastronomia da tutta Italia. Non manca poi la tradizione con espositori che producono e commercializzano oggetti per la casa e agricoltura in vimini e poi ovviamente gli immancabili articoli in legno. Andiamo adesso all'impianto AISA di San Zeno. Ieri sera è tornata alla grande musica. Protagonisti della serata, lo Stato Sociale. Spendi i soldi che non hai, monetizza sui diritti e parla solo dei problemi dei ricchi. Una ricca donna milanese ti invita ad essere femminista acquistando una t-shirt da 600 euro. Pagala, fregatene, pompa il debito. Con lo Stato Sociale, il 17 di Max Casacci dei Subsonica è tornata la musica ad ingresso gratuito nei prati verdi di AISA a San Zeno. Rubiamo a casa loro, dove rubare le gare. È infatti tornato Warehouse Decibel Fest, progetto nato nel 2014 dall'idea di abbinare una proposta culturale e musicale destinata ai giovani alla divulgazione e informazione dei cittadini sulle tematiche ambientali. Anche questa 10ª edizione del Warehouse è una festa, è pensata proprio per portare talenti emergenti insieme a gruppi importanti che si esibiscono sul palco, unire queste cose, a fare aggregazione tra i giovani, interessarli al progetto Zero Spreco, interessarli alla musica, a stare insieme, quindi quando riusciamo a fare tutte queste cose unite con tante persone che si danno da fare in maniera bella e entusiasta, è un piacere. È il momento dell'anno in cui si incontra tutti gli appassionati giovani di musica, si incontrano con questa centrale a Zero Spreco, questa centrale di recupero totale che è diventata una realtà assolutamente permeabile e pubblica, quindi fruibile da tutti. È diventato anche un polo tecnico-scientifico di formazione. Quindi è un momento molto importante perché il compito di queste aziende pubbliche è anche quello di farsi conoscere. Super ospiti della serata lo Stato Sociale con il tour del nuovo disco Stupido Sexy Futuro, prima dell'annunciata pausa di riflessione. Sono per caso che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa fare la tua stronzata. Prima il futuro dell'ambiente, dopo il futuro nostro. E che ci sarà, in un qualche modo esisterà, decideremo cosa fare prossimamente dopo questi ultimi concerti che ci separano dalla fine di questo tour. Ci ritroveremo e capiremo non se, perché continueremo, ma come e quando, i tempi e i modi, che ci vuole un attimo anche di confronto e di relax e di distacco per capire certe cose.
Si è conclusa oggi la seconda edizione del Memorial Paolo Rossi, evento nato lo scorso anno per ricordare il calciatore pratese pallone d'oro nel 1982. A trionfare questa mattina sul campo di Bucine il Milan, che ha sconfitto la Juventus. Ricordare Paolo Rossi, il campione ma anche l'uomo, in un campo da gioco, questo lo scopo ed è stato pienamente raggiunto del secondo Memorial Paolo Rossi. Diciamo è un'emozione grande, siamo riusciti a ottenere quello che volevamo, cioè portare davvero in campo la bellezza anche del gioco di squadra, dei valori, della condivisione, dell'amicizia, e ci siamo riusciti, quindi siamo davvero molto contenti. Nato lo scorso anno per ricordare il campione del mondo, scomparso nel 2020 a 64 anni, il Memorial è stato mantenuto per scelta della famiglia nel Valdarno Aretino. Oltre 200 ragazzi che si sono affrontati nelle 8 squadre in cui l'eroe di Spagna 82 ha giocato nel corso della sua carriera. Oltre ad essere stato un grande giocatore, io lo conoscevo, era un amico. Era una persona veramente con sentimenti nobili. Valori importanti che devono forse essere riportati ancora di più nel calcio di oggi. Sì, perché noi non parliamo mai di valori, vogliamo vincere. Siccome siamo un popolo non proprio corretto, quando vuoi vincere è evidente che usi tutte le armi che hai. Invece bisognerebbe usare di più la parola valori, merito, sono parole quasi sconosciute. Si pensa al futuro, l'anno prossimo probabilmente anche il calcio femminile. Assolutamente il calcio femminile, prossimo anno non solo per il ruolo che ricopro, ma proprio perché è giusto così, è giusto portare attenzione anche le donne che ci stanno mettendo tanto entusiasmo, che ci stanno mettendo tanta determinazione e che meritano, diciamo, di essere, meritano la visibilità come quella maschile. Passiamo al calcio femminile, le ragazze Amaranto domani in campo per la prima partita ufficiale di campionato. Alle 15 a Castiglionfibocchi affronteranno la Lazio nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il turno si disputerà in gara secca. E andiamo adesso a conoscere meglio le ragazze Amaranto, sentiamo Francesca Blasoni. Fin dal primo istante ho capito che sono arrivata in un posto con radici solide, con idee chiare e con anche la voglia di mettere tutto a disposizione delle ragazze in maniera tale da rendere il più sereno possibile e dare il meglio in campo. E sono sicura che questo poi darà i propri frutti. Francesca Blasoni, centrocampista classe 1996, originaria di Udine, è arrivata ad Arezzo con le idee ben chiare. Mi piace che andiamo tutte d'accordo con tutte, non ci sono attriti, non ci sono gruppetti, diciamo, come ci sono di solito, e c'è molto entusiasmo, la squadra è molto giovane e vedo che abbiamo tutte voglia di lottare per un qualcosa di buono, di molto buono. Un vero e proprio jolly di centrocampo, capace di muoversi sia come mezzala, trequartista e play. Io ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni e vengo da una famiglia di calciatori, perché mio padre quella volta allenava e anche i miei due fratelli giocavano a calcio, e ho iniziato nei pulcini proprio con mio padre e poi sono passata al femminile più o meno a 14 anni e dopo ho girato un po'. Cresciuta calcisticamente nel Pordenone, passa al Tavagnaccio in Serie A nel 2015-2016. Dopo l'esperienza di un anno nella massima serie, viene ingaggiata nell'Udinese, dove rimane per 2 stagioni in B e poi in C. Nell'estate 2018 torna al Tavagnacco, prima di passare nel gennaio 2021 alla Sassari Torres. Beh, sicuramente è cambiato completamente la vita delle ragazze che giocano in Serie A soprattutto, ma anche possiamo paragonare una Serie A vecchia a una Serie B attuale, ma non c'erano una volta tutte le cure che ci sono adesso. Però sicuramente c'è ancora da lavorare, il cammino è ancora lungo, però siamo sulla buona strada. Basket, seconda uscita stagionale per l'AMBC Servizi, che al Palasport Estra Mario D'Agata si è confrontata con la Sicoma Val di Ceppo, formazione che disputerà il campionato di Serie B interregionale nel girone Abruzzo, Marche e Umbria.
Il risultato è stato azzerato alla fine di ogni quarto di gioco con gli Amaranto che si sono aggiudicati 3 tempi su 4 disputati. Il processo di avvicinamento al campionato della SBA proseguirà con un altro impegno mercoledì 13 settembre quando l'Amen sarà impegnata alle 20.30 sul parquet dell'Ostosa Cucine Virtus, prossima rivale degli Amaranto nella Serie B. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.